in questo novembre che sembra già Natale, insomma in questo freddo, tante luci qui oggi a Torpignattara, il vostro impegno per portare sostanzialmente l'arte e l'integrazione. Oggi cominciamo col Caravan Fest, che è appunto il tentativo principalmente di riprenderci degli spazi che sono in disuso e darli, per così dire, in pasto all'arte, alla cultura e alle comunità che sono in questo territorio. Secondariamente è l'idea di affrontare, proprio in un quartiere così complesso come Torpignattara, dove varie etnie si scontrano e condividono praticamente strade, sogni e bisogni dalla mattina alla sera, l'idea è quella praticamente di darli in pasto principalmente a loro, cercando di avvicinarli al mondo del cinema, utilizzando praticamente film che fanno parte del loro background storico, di vita, di identità. E quindi l'idea è quella di andare a fare dei film per ogni comunità che si trova nel territorio. Un festival che è stato pensato proprio come un viaggio intorno al mondo, e quest'anno ci siamo voluti concentrare sull'India e sul Bangladesh. Il Bangladesh perché appunto è una delle comunità più numerose nel territorio, ma in tutta Roma, e l'India perché comunque come paese multiculturale, multietnico, ricchissimo proprio di sfumature, di tradizioni culturali, sposa un po' quello che è lo spirito del festival. Quanto riguarda queste bellissime foto invece che insomma tappezzano tutto il centro? Allora, le foto sono un dono di cui ringraziamo tantissimo Marcello Scopelliti, un fotografo per me e per noi unico, bravissimo. Raccontano la storia di Sonny, che è questo ragazzo che lavora come bracciante nell'Agropontino e che lui ha voluto seguire un'estate in uno dei suoi viaggi di ritorno in India, durante il quale gli è capitato anche di sposarsi, cioè a Sonny è stato proprio detto così su due piedi, è ora, gli è stata proposta una moglie, e quindi Marcello lo ha seguito in tutto questo viaggio umano, insomma anche fisico, e quindi è un amico di Torpignattara, ha anche realizzato un reportage molto bello sull'altra faccia del quartiere, che è la vera faccia di Torpignattara, quindi gli siamo doppiamente grati. Questo negli anni 50 era il quartiere di chi veniva dal paese e trovava facilmente casa da queste parti, magari per andare a servizio al centro. Oggi ci sono alcune eccellenze, anche come sappiamo c'è proprio la scuola qui a Torpignattara, dove nessuno sembra italiano, però parlano tutti più romano di noi. Torpignattara insomma non è un covo di islamici impazziti, ma probabilmente è uno di quei posti dove l'integrazione sta riuscendo meglio magari. Sì, fondamentalmente una serie di servizi che si sono susseguiti ormai da un anno a questa parte hanno dipinto il quartiere come una sorta di spazio di risulta in mano a qualche imam impazzito, qualche fondamentalista islamico che è sull'orlo della guerra santa che partiva da qui. Insomma, da Piazza Navaranella c'era questa crociata all'incontrario, è stato dipinto così il quartiere. In realtà è un quartiere in cui, come dicevo prima, le varie comunità si incontrano, si scontrano e condividono tantissimo. Condividono degli spazi, come ad esempio la scuola Carlo Pisacane, in cui si sta concretamente realizzando un laboratorio della Roma del futuro, perché di fatto tutti i bambini sono praticamente accomunati dal fatto di andare a scuola e di parlare un dialetto romano abbastanza accentuato, e quindi a parte quello il lavoro formativo straordinario che viene fatto dagli insegnanti proprio per insegnare un tipo di educazione e di cultura all'accoglienza e all'incontro. A questo si aggiunge praticamente il lavoro straordinario che viene fatto in un'altra scuola, che è quella, la scuola Laparelli, che si trova qui vicino, dove viene fatto un lavoro diverso con gli adulti. Poi c'è un centro praticamente qui dietro che si chiama Centro Michelin, in cui vengono fatte, che viene gestito da Sinitas, in cui vengono realizzate dei percorsi di incontro straordinari, soprattutto legati alla memoria. Insomma, questo è un quartiere in cui il tessuto associativo, il tessuto delle scuole, il tessuto del volontariato sta facendo una rete straordinaria di supporto ad un'integrazione possibile, che non sempre riesce ad essere ottimale, ma sicuramente è superiore rispetto a quella che si può incontrare in qualsiasi altro territorio di Roma. Questo un pochettino nel silenzio delle istituzioni, che fondamentalmente, oltre che le pacche sulle spalle, non è che riescono a dare più di tanto. Quindi sicuramente sì, questo è un quartiere che è stato dipinto per come non lo è. Non siamo sull'orlo di una crisi di nervi, siamo sull'orlo di un'integrazione possibile.